Cut. Ah, prima di tutto vi iscrivete al canale, Calcio e Champagne. E buonasera a tutti. Buonasera, Calcio e Champagne. Questa data speciale martedì. Questa giornata è stata tremenda, direi, per una partita assurda, Inter-Juve. Parliamo subito di questa partita. Basta, Inter-Juve. Non voglio, non tante, voglio parlare, tante polemiche arbitrali, tantissime. Tante polemiche arbitrali, tanti errori di Spalletti nelle sostituzioni, ma facciamo il punto della partita. Spalletti non sbaglia mai. Spalletti sbaglia, perché in quel momento Icardi non andava. Però guardate, così è, sarebbe. Questa è la moviola di Pjanic. Allora, non va bene. Chiariamo una volta per tutti, Pjanic andava espulso, sì o no? Sì. Ormai ufficiale. E chi dice di no? Ma chi dice di no? Diciamo che anche. Ma neanche Zuliani dei Juventus TV dice di no. Lo dice perché è scemo. La partita giocata 10 contro 10 sarebbe stata completamente diversa. E comunque l'Inter con un uomo in meno l'ha ribaltata. E purtroppo però ha perso per gli errori di Santon inserito da Spalletti nel finale. Errori di Santon, perché per 10 minuti che entri l'unica cosa che devi fare è marcare Higuaín, cercare di non prendere un gol, è tutto quello che non hai fatto. Ma se il pareggio di Cuadrado è venuto su un tiro assurdo che non esiste né in cielo né in terra, di entrata con la deviazione di Skriniar, non lo sanno nemmeno, se lo rifacciamo 30.000 volte non è la magia del calcio, è la magia del calcio. Comunque, oggi è uscito lo scoop che l'arbitro Orsato negli auricolari ha ricevuto l'indicazione dal VAR, non potendo ricevere l'indicazione sulla munizione sì o no a Pjanic, perché come ricordiamo il VAR può entrare in causa solo su rigori, espulsioni dirette e scambi di persone. Però ho ricevuto l'indicazione che Pjanic non era da rosso diretto, da questo alcuni pensano che avrebbe dovuto capire che almeno era da giallo. Mentre giallo perché stava lì vicino, l'ha visto chiaramente. Non ha colto questa indicazione supplementare e neanche l'ha munito. Adesso malafede o chiara decisione consapevole da parte dell'arbitro? Questo il dubbio ci rimarrà sempre. Diciamo che il VAR è fatto male. Se è decisione sbagliata da parte dell'arbitro è segnale di grave incompetenza, perché vedi un fallo in quella maniera è la prima cosa che pensi è l'ammunizione. Poi il VAR ti può dire sì, va espulso con il rosso diretto, però la prima cosa che devi pensare è l'ammunizione. Però quindi il curriculum di Orsato ti dice che non può fare errori di grave incompetenza perché non risulta incompetente. Esatto, questa parola che mandiamo al mondiale, che figura facciamo con non questa? L'avevo letta, dico sinceramente, ma Peppe qui conosce uno scoop sul fratello di Orsato. Ah vabbè, quelli sono quelli sono gossip, ma perché lo stesso possiamo gossip dire Orsato, Tagliaventus, questi qua insomma, Tagliaventus è una combriccola conosciuta, volevo dire, non è che ve lo devo stare a dire io chi è Tagliaventus. Detto questo, ragazzi, il problema è uno. Mi rivolgo soprattutto a chi ha a cuore le sorti dell'Inter, dell'internazionale. Quest'Inter, nel bene o nel male, è arrivata per la prima volta dopo tanti anni a giocarsi qualcosa ancora alla fine del campionato, che eravamo sempre fuori da tutti i giochi praticamente. Grazie anche agli innesti che ha fatto, ragazzi, perché abbiamo trovato Cancelo, abbiamo trovato Rafinha, abbiamo preso Skriniar. Adesso diciamo che il progetto è con Spalletti, che ha finalmente trovato la posizione a Brozovic, che gliela stavamo cercando tutti, non si sa da quanto. Diciamo che il progetto adesso risulta avviato e sarebbe un peccato perdere questi giocatori per non poterli confermare perché l'Inter non si qualifica. Ma cioè, perché secondo te sarebbe colpa della Juventus. Doppio esatto, sgarbo. Cioè, no, ma può l'esito di una partita modificare tutti i piani di una squadra per la stagione successiva? Perché questa squadra era stata costruita per andare in Champions, quindi anche gli obiettivi finanziari della squadra riguardavano la qualificazione a questa competizione molto importante, che come sapete bene dà accesso a, diciamo, a grossi introiti di entrare in Champions League, sia per le partite sia la qualificazione.
eventuali prestigio, passaggi del turno, prestigio non ce n'è bisogno, ancora te lo ricordo, sempre lui mette in discussione il prestigio e l'Inter che ha vinto più Coppa dei Campioni della Juventus, ragazzi, cioè, dopo il 2010 diciamo, dopo il 2010 c'era una squadra da rifare, è stata rifatta, la Juventus adesso la vuole disassemblare. Allora la mia opzione è, ok, hai voluto vincere il campionato sulla pelle dell'Inter, adesso fai un bel bonifico, carissimo, come si chiama lui? Agnelli. Sì, vabbè, io neanche li voglio. Agnelli, fai un bel bonifico, lo fai passare come riscatto di Hapoel Kan che è stato trovato da qualcuno, e ci paghi tu i giocatori, perché dobbiamo riscattare sti ragazzi, cioè se l'Inter vanno via, cioè, avete mai visto un giocatore inserito in una squadra a gennaio come è stato Rafinha, che diventa protagonista assoluto della squadra, cioè questo non può, questo vuole rimanere, è diventato il cuore della squadra sto ragazzo, questo si ammazza per vincere la partita con l'Inter, cioè non si possono mollare sti ragazzi. Comunque la dirigenza dell'Inter dal punto di vista del mercato sta facendo di tutto per trattenere i giocatori più forti, anche Icardi, cercare di non vendere Icardi, perché diciamo lui e Perisic sarebbero gli unici che darebbero la possibilità di ridare fiato alle casse della squadra nerazzurra per poi completare gli acquisti dei vari Cancelo e Rafinha e inserire dei nuovi. Lautaro. Esatto. E quindi il direttore Ausilio sta facendo un grandissimo lavoro. Anche Lisandro Lopez, ricordiamo, esatto. 1 milione di euro per 45 minuti giocati. Tutto sta nel vedere la motivazione di questi giocatori che dovrebbero restare, se comunque vogliono continuare a far parte del progetto, anche senza Champions League. Ricordiamo che comunque la Champions non è un obiettivo che è del tutto precluso, perché comunque la Lazio deve ancora giocare 3 partite, di cui una è lo scontro diretto con l'Inter, e non dimentichiamo che anche la Roma è 4 punti avanti e ha una sfida con la Juve, quindi potrebbe perderla quella partita. La Lazio giocherà in casa con l'Atalanta la prossima giornata, e quella è una partita veramente difficile per la Lazio, sono sicuro. Sì, perché l'Atalanta ancora ha speranze squadra, di andare in credo che se punti con l'Atalanta l'ha fatti solo la Juventus, se non mi ricordo. Rubando, ma non è questo il problema. La Juventus è forte, non è che non fraintendetemi, la Juventus è forte, però noi siamo già forti, ma per essere sicuri ci aggiustiamo tutta, non va bene. Se vogliamo fare una foto alla Juve e al Napoli, ad oggi sono due squadre che sono arrivate completamente scariche, stanche fisicamente e probabilmente anche mentalmente. Motivazioni forse ne ha di più il Napoli, che però non lo dimostra assolutamente. Non la dimostrava assolutamente, cioè raga, la Fiorentina l'hanno detto tutti, se doveva scansare. Scusate, ne ha fatti 3. Lo so, adesso andiamo al Napoli, però ha detto una cosa, l'ultima cosa, mi interrompo, ha detto se vogliamo fare una foto alla Juve, voglio fare una foto alla Juve. ecco la foto alla Juve, eccola qui ragazzi, questa è la foto che facciamo, complimenti, voglio un applauso a tutti gli sportivi, bravo, è l'immagine, bravo. Simbolo dello scudetto di quest'anno della Juve e anche peggio del gol di punta, tralasciando le dichiarazioni Allegri sul dopo partita, i complimenti a Tagliavento eccetera eccetera, probabilmente no lì veramente allora io so della Juve, l'avete capito, però lì è ridicolo quello che ha fatto Allegri, non incomprensibile, ma perché devi fare il coglione in quel modo, cioè inspiegabile, dai modo di pensare mai, bravo Taglia, dai ma uno che sta sotto i riflettori va a fare le battute ironiche su un argomento così delicato dopo la partita più delicata del campionato è veramente vabbè, però quella cosa del labiale a bordo campo del Tagliamento è ridicola, cioè, quella dice recupero, vabbè quello non lo so, il labiale siamo solo sicuri che dice recupero, conoscendo Tagliaventus mi aspetto anche che va sia con Allegri, tra l'altro ma va nasci, anzi no, quello è il fratello di Orsato, che va sia con Allegri. Abbracciarci, ho le foto, non devo dire io, ma non lo so, le sapete già queste cose, non è che aspettate che vedete voi queste cose. Comunque, in conclusione possiamo dire che il campionato ormai praticamente vinto dalla Juventus, che si regala Emre Can.
Però vi ricordo che la puntata scorsa abbiamo detto la Juventus ha regalato il campionato al Napoli, quindi no, aspettiamo. Ma, lo sto dicendo nella speranza che il Napoli recuperi. Però il Napoli si gioca come ha giocato contro la Fiorentina. Niente, cioè espulso Koulibaly, fuori Jorginho, ma perché Jorginho il faro del centrocampo, con un Mertens impalpabile, levi Jorginho e poi la squadra. Anzi, Mertens, da quant'è che non gioca una partita da Mertens? Passano almeno due giorni. Ormai non gioca Qui viene fuori la testardaggine di Sarri a continuare a farlo giocare. Prima parlando, stavamo dicendo che il Napoli è come il Jenga, il giochino quello della torre. Praticamente che è successo? Il Napoli perde 3-0 perché gli levi un pezzo. Il Napoli non è una squadra che vive di automatismi. Se tu gli levi un pezzo, allora comincia a fare. Infatti, tolto Koulibaly. Ma tra l'altro, hai visto quello che si è tatuato Koulibaly sul braccio? L'ho scritto Juve Napoli 0-1, 90esimo Koulibaly e la data della partita. Praticamente un tatuaggio inutile. Vabbè, comunque resta quella partita vinta. Però cazzo, se non vinci lo scudetto, che tavolo. Non serve a niente. Beh, alcuni napoletani hanno anche fatto dichiarazioni che sarebbero disposti a far andare la propria moglie con Koulibaly. Vorrei vederli fare queste dichiarazioni dopo la partita nella Fiorentina. Penso che la moglie non è che sarebbe così scontenta comunque. Io mi ricordo quello che si doveva tagliare il pene al quindicesimo gol di Higuaín. Immaginarmi Koulibaly come sta messo. Sì, diamo fiducia a Higuaín sulle sue doti fisiche. Basta scommettere. Cioè, del Donald Knight questa cosa. Però grande, grande Simeone. Il Ciolito Simeone, una tripletta. La cattiveria del padre. Ragazzo ha la garra degli argentini, si chiama questa. Al è servizio del gol. La cattiveria del Ciolo al servizio. Ricordiamo che due mesi fa a gennaio, era un giocatore che era andato anche addirittura sul piede di partenza. Sì, erano insoddisfatti delle sue prestazioni a Firenze. La Fiorentina addirittura ha comprato Facinelli per pensare di sostituirlo, che poi non è andata a buon fine. E adesso non dico niente, perché io spero di tenere stretto i cardi all'Inter, ma se Cardi facesse questa scelta, vorrei Ciolito. Vorrei Simeone bis all'Inter a questo punto. Però io voglio il capitano, deve rimanere con noi. Secondo me però il Ciolito non è ancora pronto per una grande squadra. No, nel senso che magari non giocherebbe subito tutto titolare, però secondo me già può avvenire. Perché l'Alvaro è pronto. Il Ciolito in questo momento... vediamo mondiali, non lo so, vediamo le mondiali. Intanto è bravo, è molto promettente. No, non può essere lui il responsabile unico dell'attacco dell'Inter, chiaramente. Ma non parliamo di mercato. No, ci saranno degli approfondimenti in futuro. La scaletta di oggi prevede anche di parlare della partita Torino-Lazio. Come avete visto, questa Lazio solida e molto concreta contro un Torino che ha fatto alcune prove di formazione. Sì. Abbiamo visto che Mazzarri ha fatto giocare alcuni giovani. Comunque non è che ha giocato male il Torino, alla fine ci ha messo il suo 10, era veramente anche in forma, ha fatto belle giocate. A guardare la partita effettivamente... Torino se pareggiava non avrebbe rubato niente. Ricordiamo che si è infortunato Immobile, stop, finita la stagione per Immobile. Quindi crollano le quote del capocannoniere. Una grave perdita per Immobile, ha dato parecchio quest'anno. Comunque con un Milinkovic-Savic che si è ripreso a questi livelli è molto dura per tutte le squadre che affronteranno la Lazio, perché praticamente ha battuto Torino da solo. Però vi faccio una domanda, perché quando si parla di Milinkovic-Savic la prima domanda è chissà dove va l'anno prossimo? Cioè, già sanno tutti che la Lazio venderà Milinkovic-Savic. Allora io mi chiedo, tu fai tutto questo grande lavoro per andare in Champions League e poi smembrare la tua squadra? E l'anno prossimo la Champions League Milinkovic-Savic rappresenterebbe una grandissima plusvalenza per la Juve, perché per la Lazio, perché è stato pagato 10 milioni, una roba del genere. Rubato da Fiorentina in estremis. Andrebbe via, minimo adesso è un giocatore che ne vale 40, 45. 50. No, ma più. No, esatto. Quindi noi siamo sopra i 70. Con una plusvalenza del genere, la Lazio andrebbe a rimportare la squadra in quei reparti in cui più deficitaria, cioè la difesa praticamente è a migliorare. Il discorso è che se va via anche Luis Alberto, che facciamo? No, Luis Alberto va via. Però vabbè. Abbiamo detto che non parlavamo di mercato, però no,
Vogliamo parlare di mercato? No, che abbiamo tutte le ci sono squadre che hanno bisogno di vendere i propri campioni e reinvestire, cioè la loro politica finché ma non arriva non il top, è una squadra che reinveste, lo fa la Juve, non possono fare altre. La Lazio vende questi, lo dito in cassa, poi va a comprare i giovani in Slovenia e ne porta giù altri tre. Però, bisogna vedere se sono gli stessi. Da fare un applauso al direttore Italia che ha comprato dei grandi giocatori spendendo Tare, molto bravo. A partire dal portiere Berisha, che nonostante qualche incertezza a me piace molto, ha fatto un bel campionato con la Stracoscia, Milinkovic Savic, Luis Alberto, Immobile stesso che dopo due stagioni che praticamente non faceva niente è arrivato alla Lazio e si è ripreso il suo ruolo di uno dei migliori attaccanti del nostro campionato. E anche Marusic stesso, Lukaku che nonostante fa panchina, no, ogni volta che per cambiare partita è molto buono. Esatto, ogni volta che entra a fine partita dà quello sprint in più alla Lazio. È anche un po' raccomandato, dai, c'ha il fratello. Cioè nel senso, se devi recuperare lui fa le volate alla fine, è più fresco. Esatto. Quindi diciamo che la Lazio ha buonissime possibilità di arrivare in Champions League. Bisogna soltanto vedere se poi ci arriva. Grazie alla Juve. Quanto onorerà questa Champions League il prossimo anno, perché siamo certi che squadre come l'Inter l'onorerebbero. Squadre come la Lazio. Ragazzi, noi ti restiamo a parlare. Questi spendono i soldi, li cacciano i soldi, ragazzi, non è così come dicono in giro. Cioè se l'Inter si qualifica la Champions, torna già dall'anno prossimo. Anche il Milan ha speso i soldi, bisogna vedere come li spende. Milan è un altro discorso, è una società molto più instabile il Milan. Però il Milan ha fatto la squadra che io farei con FIFA 18. Io no, Andre Silva. Perché tutti, vai a pescare tutti i giocatori delle squadre di medio alta classifica migliori in giro per l'Europa e li prendi. Ma sono tutti messi tutti insieme in una squadra Esattamente. Poi hanno preso, per avere esperienza, hanno preso Bonucci che ha spostato gli equilibri quest'anno. Infatti il Milan ha fatto, non so, tipo 10 punti in meno dell'anno scorso, quindi ha spostato l'equilibrio verso il basso. Però c'è da dire che Bonni, con l'uscita di Sabatini dall'Inter, c'è una grossa possibilità che il Milan si punti su Sabatini. Questo è molto buono per il Milan. È buono per il Milan, è una cosa mi farebbe molto male, però... Sì, però dobbiamo ipotizzare che il Milan abbia dei soldi da spendere. Questo questa ipotesi non la farei a cuore leggero, perché secondo me il Milan questi soldi a spendere non ci... Il Milan può avere i soldi da spendere nel momento in cui vende Bonni e Donnarumma. Se Milan vende Bonni e Donnarumma può spendere sicuramente. Chi Bonni? Bonni, Bonucci. Leonardi. Sono quelli più un po' Sì, può vendere Andre Silva che non lo rivenderà 40 milioni, ma non conviene, a 20 lo vendi. Ma non conviene vendere Andre Silva a 20 milioni, conviene aspettare che comincia. Comunque io volevo parlare della Roma che domani sera 4-3-3, l'ha detto Di Francesco. Innanzitutto 4-1 in campionato, ha fatto le prove della vittoria che dovrà fare col Chievo che è come il Liverpool. Noi ragazzi siamo tutti molto fiduciosi, tifiamo Roma domani sera, seguiamo la partita e un'altra rimonta ci crediamo. Ci speriamo. Ci spero per la Roma, per gli amici di Roma romanisti. C'ho anche un grande amico mio romanista, spero molto, però oggettivamente non ci credo. Perché diciamo che dopo la partita di stasera la vittoria del Real della Champions è praticamente scritta. Tra poco, video dedicato speciale Champions League, 3 minuti di flash. Esatto, quindi intanto se ancora non l'avete fatto mettete l'iscrizione al canale, mi piace, mi raccomando ragazzi, perché ci sostenete, andiamo avanti con i video. E champagne.
per questa puntata è tutto. Di Serie A è tutto, diciamo, abbiamo parlato un po' di tutte le piccole. Sì, abbiamo fatto alta classifica oggi, non bassa classifica, dove ci sarebbe anche qualcosa. Clicca mi piace se vuoi anche l'analisi delle squadre di medio bassa. No, perché comunque è bella la bassa classifica quest'anno, perché abbiamo una bella lotta, però non possiamo fare video di un'ora, esatto. Ne faremo un altro a breve. Come ci sostenete? Commentate, dite le vostre impressioni sulla nostra trasmissione, dite di cosa vorreste sentirci parlare e come possiamo migliorare. Tutto ben accetto, anche gli insulti moderatamente. Sì, grazie. Cacio e champagne, cincinnati. Ciao a tutti, alla prossima. Like a Hellcat.